Io mi chiamo Davide Puente, sono un blogger, un informatico, come mi piace dire alla gente. Mi occupo di debunking online e ho lavorato per la Casa dei Giochi Associati molti anni fa. E, sì. Quando è successo questo episodio, diciamo quando Evarista ha pubblicato online attraverso il suo blog, cosa è successo? Con diciamo, la sua attività di verifica delle vulnerabilità di Rousseau, quando ha pubblicato questo documento si è scatenata un po' la rete. E qualche giorno, diciamo che siamo proprio a un anno esatto da quello che è successo l'anno scorso, perché lui aveva mandato la segnalazione alla Casaleggio il 31 luglio alle 16:40 qualcosa. E nella giornata del 4 agosto, quindi fate conto che era come ieri, c'è stato proprio l'anniversario, c'è stato l'intervento di Rogue Zero, che è l'hacker che si è introdotto nella piattaforma e ha iniziato a pubblicare online i dati, quindi database e tabelle in chiaro con nomi e cognomi email degli utenti e allo stesso tempo avrebbe ammesso di aver anche venduto il database. Non si sa a chi, non si sa esattamente a quanto al fine. Questo è, diciamo, sono le immagini dei miei articoli. Io penso di non aver mai scritto così tanti articoli su un unico tema nell'arco di un anno, sono 19, su tutti gli sviluppi che sono stati fatti, da quando c'è stato l'attacco, poi le contraddizioni, e il trattamento che ha subito Evariste, e devo dire anche l'incapacità di riconoscere l'attività di un hacker rispetto a quello di un altro. Cioè l'incapacità di distinguere l'attività che ha fatto Evariste e l'attività che ha fatto Rogue Zero. E questa cosa, nell'arco dell'anno che è passato, ha creato problemi al ragazzo padovano che appunto si è ritrovato addosso la denuncia da parte dell'associazione Rousseau. Come avete visto nel video, c'è stato anche un dialogo tra gli avvocati per venirsi incontro, perché ovviamente è stata una confusione che anche lo stesso Movimento 5 Stelle ha ammesso di aver confuso i due hacker, e nonostante questo, queste prese sono state fatte all'inizio di quest'anno. Siamo ad agosto e ancora oggi la denuncia verso Evariste non è stata ritirata, è ancora lì pendente, e intanto ci hanno fatto la campagna elettorale. Come avete visto il video dove c'era Di Maio che interveniva, era un mese prima delle elezioni. Questa settimana noi abbiamo pubblicato le mail, cosa che prima non era stato fatto. La prova che il ragazzo aveva scritto il 31 luglio dell'anno scorso per spiegare alla Casaleggio, o comunque a chi gestiva la piattaforma, che c'erano delle vulnerabilità banali. Si parla di SQL injection, quindi stiamo parlando proprio delle basi. Tra Prova, ok. Mi sentite? Ok. Allora, dicevamo, sono state queste vulnerabilità che tra l'altro lui è stato ringraziato per questa attività qua che ha fatto. Lui ha ricevuto una risposta in cui grazie per l'aiuto che ci ha voluto fare e la tua segnalazione. Abbiamo effettuato alcune modifiche, quindi hanno chiesto poi se erano state risolte, quindi gli hanno chiesto un'ulteriore verifica e poi gli hanno chiesto se c'erano altre sezioni del sito che presentavano altri problemi. Con questa mail lui è stato autorizzato a effettuare i controlli per la quale poi è stato denunciato.
La sua risposta, cui poi ha dato ulteriori dati, e allo stesso tempo ha scritto alla fine: per correttezza vi avviso, e questo non è stata una volta, ma più volte, ci sono altre mail ancora, una volta che questa vulnerabilità sarà risolta, io divulgerò la sua esistenza per semplice correttezza verso gli utenti e i loro dati personali. Non divulgerò informazioni su quale fosse la variabile vulnerabile. Queste email, se volete, sono online. Sono già state pubblicate, le trovate su un articolo di giornalettismo o sulla mia pagina Facebook, dove volete. Il 3 di agosto, hanno fatto il Movimento 5 Stelle, quindi in seguito a poi quello che è successo con Rosiro, eccetera, hanno pubblicato un comunicato in cui annunciavano attività legali, facendo tra l'altro confusione già da questo comunicato tra Rosiro e Evariste, perché se leggete la parte in rosso, si evidenzia in ogni caso il suo sito era scomparso, come anche i suoi account social. Quello che era scomparso era il sito di Evariste, e l'account social aveva disattivato, l'account Twitter l'aveva disattivato perché si è ritrovato addosso un attacco psicologico da parte di utenti e di chi ha contestato il suo operato. Questa già era la prima dimostrazione che non capivano di chi stavano parlando, se uno o l'altro. Sì. Questo qua, l'attacco anche subito da Rousseau, di cui si parla oggi. Sì, 3 agosto, 4 agosto, sì, era il 3 agosto, il 4 avevo parlato io, perché è stato l'attacco il 3 la notte. Questo è stato dopo l'attacco di Rosino. Ok? No, tranquilla. Tranquillissima, anzi, va benissimo. Nonostante quello che aveva subito come attacco, ma anche dal comunicato del 5 Stelle a Evariste ha voluto dare un'ulteriore mano. Ha detto: ragazzi, qua avete ancora dei problemi, risolveteli prima che sia troppo tardi. Perché ovviamente di fronte alle vulnerabilità, immaginatevi solamente, dopo quello che ha dimostrato Rogue Zero, che magari si poteva fare altro. In questo caso lui ha continuato ad avvisare, quel resto della mail, la risposta dello staff: grazie per la tua segnalazione, abbiamo tolto l'errore. Quindi hanno ringraziato un'ulteriore volta. In tutto questo, qua arriviamo al 7 agosto, sul sito del Movimento 5 Stelle era stata pubblicata la denuncia, che era stata presentata presso l'autorità. Questo post è durato pochissimo. L'abbiamo ritrovato grazie alla cache di Google, che è d'oro, in cui San Google, in cui appunto si fa riferimento a quando loro si sono resi conto che c'erano dei problemi. E nella prima riga: l'associazione Rousseau ha subito intrusioni nei suoi server, dai quali sono stati rubati i dati e informazioni dei suoi iscritti. Il primo a darle notizie il 2 agosto è stato l'hacker noto come Evariste, attraverso su un sito scomparso dopo pochi giorni e poi ripubblicato sempre l'indirizzo H5Stelle e lì via dicendo. Il problema è che questa denuncia, così come anche poi è stata presentata, identica all'autorità, è già fallace. C'è un problema, perché lo sapevano già, l'associazione Rousseau sapeva già dei problemi a partire dal 31 di luglio, prima che pubblicasse il blog Evariste. E da questo punto ci siamo domandati: uno, se le autorità competenti sanno di questa informazione; due, se il garante della privacy è a conoscenza di questa informazione, perché c'è anche un altro lato che riguarda appunto quello delle protezioni dei dati personali, che è da vedere quanto abbiano detto effettivamente riguardo alla sicurezza della piattaforma. Quello che però riguarda tutta questa situazione è la considerazione che viene fatta nei confronti di chi opera, come ha operato Evariste. Lui ha bussato gentilmente alla porta e ha detto: signori, ho trovato questi problemi. Non vi sto creando un dolo, non vi sto danneggiando, vi sto cercando di dare una mano.
gratis, perché ci sono società che si occupano di queste cose, lui l'ha fatto gratis per loro. L'hanno ringraziato e gli hanno trattato in faccia. Dopodiché c'è stata appunto la... Poi ho finito comunque con lo slide. C'è stata comunque la denuncia e come è stato, diciamo, individuato Evariste? C'è stato un piccolo errore, banalissimo. Semplicemente che una delle volte che lui ha fatto i controlli alla piattaforma su autorizzazione loro, gli è scappato l'indirizzo IP. Quindi non si è protetto bene. È stato individuato lui come la persona che ha che avrebbe, secondo il Movimento 5 Stelle, quello che avrebbe violato e pubblicato i dati, ma poi la cosa comica è che quando è stato individuato i strumenti sono stati sequestrati, poco dopo Rosiro si è ricomparso e ha di nuovo giocato con il sito del Movimento 5 Stelle. Tra l'altro utilizzando anche gli account personali di Davide Casaleggio. Quindi è stato molto diretto per far capire che lui era ancora presente e ancora poteva fare danni. La situazione è questa. Quanti sarebbero disposti in un futuro a dare una mano con il rischio di essere trattato in questa maniera? Allora, nell'ultimo anno, soprattutto adesso che abbiamo il Movimento 5 Stelle al governo, adesso potrebbe sembrare una discussione politica, però è anche tecnica, soprattutto su quello che è il lavoro dell'hacking etico. E loro stanno spingendo molto sulla democrazia diretta e stanno spingendo molto su quello che è il voto digitale. Di recente anche Davide Casaleggio ha detto che il Parlamento un giorno sarà obsoleto, si voterà solamente online. Però per una società, per un movimento che si è basato tutto quanto sull'internet, sulla rete, la mancanza delle misure di sicurezza e la negazione di queste e poi la difesa di fronte a quello che hanno fatto loro come errore è stato attaccare mettendo la gogna un ragazzo che semplicemente voleva dare una mano, quando invece chi ha fatto il danno era un altro. Due persone completamente diverse, perché adesso il ragazzo comunque gli hanno ritornato tutti gli strumenti. È stato dichiarato anche dalla stessa polizia postale che lui ha agito senza dolo. In seguito la Casaleggio aveva detto che se ha agito senza dolo allora si ritirerà la denuncia e questo è stato a febbraio, siamo ad agosto. Quanti sarebbero disposti in un futuro a dare una mano, ad intervenire in questa maniera nei confronti anche del nostro stesso paese? Perché comunque stiamo parlando di questioni molto delicate che riguardano tutti. Un'ultima considerazione è, in internet c'è stata una discussione molto accesa su quello che è stato l'operato di Evariste, perché nella sua prima pubblicazione aveva fatto, mostrato, aveva dichiarato di aver fatto un dump del database, quindi di aver sottratto questi dati per poi vedere cosa c'era all'interno. Questa è l'accusa che è anche stata fatta. Però questi dati non sono stati pubblicati, quindi sono stati presi per vedere che cosa si poteva fare, che cosa poteva essere successo, cosa si poteva, quali erano i rischi che poteva correre la stessa piattaforma e i suoi gestori. Però questi dati non sono stati pubblicati. Secondo, io vorrei poi aprire un dibattito con chi è qua presente, perché magari qualcuno potrebbe dire ha fatto bene, qualcuno potrebbe dire ha fatto male. Secondo voi, il fatto di analizzare così fino in fondo una piattaforma e le possibilità di rischio che potranno avere, si può fare? Si può fare un dump di un database per vedere quali sono i rischi, oppure ci si deve limitare fino a un certo punto? E soprattutto, se non c'è stato dolo, si può fare? Chi vuole? Magari mi sbaglio io a porla. Sì, no, magari mi sono spesso male io comunque. Penale,
Qui puoi vedere, sono di qua. Che non ci sia dolo, probabilmente è vero, e io credo, io spero che alla fine di questo dibattimento, nel quale temo questo ragazzo alla fine del sacco coinvolto, io spero, auspico, credo, incoraggerò, non so, che il giudice lo assolva. Ma intanto, ragazzi, siete stati coinvolti in un processo. Io francamente non lo auguro a nessuno. Io non auguro a nessuno di vincere un processo, perché se vinci un processo vuol dire che sei stato coinvolto. Hai vinto, però sei stato coinvolto. Io francamente con l'esperienza, io non sono un avvocato, che insegni nella facoltà di giurisprudenza non sono un avvocato, e francamente essere coinvolto in un procedimento giudiziario è una cosa che non auguro a nessuno, anche se lo vincete. Quindi io ho iniziato, in realtà ieri sera ho tenuto una relazione, certo mi hanno messo vicino a Marco Ditri da Nati, quindi non è venuto nessuno, o quasi, no, adesso no, mi insulto quelli che sono quattro che sono venuti. La mia relazione si intitolava proprio l'hacking etico non esiste. Perché non esiste dal punto di vista legale. Ho iniziato un po' a pensare a queste cose, ma poi se lo smetto perché sto rubando la scena. No, non rubo la scena assolutamente, perché a me interessa uscire fuori da questo incontro con i vostri punti di vista, perché io ho i miei, ma qua sicuramente poi esco fuori qualcosa di meglio. Sì, io ho iniziato a studiare un po' questa cosa quando, appunto, in conseguenza di quello che è avvenuto, una serie di miei colleghi in informatica hanno detto: ah, vieni da me, ti proteggo io, facciamo noi. Che cosa fai tu? La responsabilità penale è personale. Vieni da me, me lo dici, magari vengo coinvolto anche io nel procedimento. No? Quindi bisogna stare davvero attenti a fare queste cose. Dobbiamo pensarci 14.000 volte prima di fare queste cose. Soprattutto se siete giovani. Io ho iniziato a guardare questa cosa perché sono preoccupato. Io faccio parte del NutriLug, questo neonato Lug di Pavia, che è composto da gente molto giovane, a parte io che sono ovviamente un vecchio, come si vede alla barba. È composto da gente molto giovane e la mia preoccupazione è stata che queste ragazze si mettessero a fare queste cose e poi si trovassero coinvolti in procedimenti penali. Che vi ripeto, non è bello, qui c'è l'avvocato Gallus che dice no, è bello, lui lo dice perché è un avvocato, però, e vabbè, poi vabbè c'è anche altra gente, adesso non vi cito tutti. Quindi state molto attenti, e qui mi faccio un po' di pubblicità, insomma, è un'idea che noi abbiamo avuto in bicocca. Noi speriamo di riuscire a mettere, ma anche qui io devo capire quali sono le responsabilità, di fornire un legal proxy, cioè di fornire uno strumento attraverso il quale qualcuno mi dice, nelle maniere che dovremmo capire, io ho fatto questo, e noi cerchiamo di dirgli quali sono le maniere sensate per fare una disclosure, per raccontare questa cosa al mondo. Ci sono degli studi adesso, c'è anche, non è ancora una proposta di legge a livello europeo, però ci sono gli studi, ma non è ancora legge. La legge attuale italiana dice che se voi entrate in un database di una persona senza avere il suo permesso, state commettendo un atto illecito. Quella mail non è un permesso, non è firmata, non posso garantire davvero l'autenticità della mail, quindi asserire che quella roba lì è l'autorizzazione ad andare a vedere è davvero pesante. Anche qui, se è un giudice intelligente magari ce la fai, ma io conosco i giudici, ci sono anche dei giudici intelligenti. Okay. E quindi io spero che voi capitiate con uno di essi, però no, ma perché sono di un'altra generazione? No, banalmente qui non capiscono, come la signora che parlava qui del Movimento 5 Stelle, mica sapeva quello che stava facendo la tizia lì, insomma, mica crederete che davvero, no? Quindi io vi invito, soprattutto i più giovani, state davvero attenti a fare queste cose qui, perché il rischio è che vi compromettiate per l'esistenza. Ma la smetto che vedo altre mani alzate. Sì, tranquillo, grazie. No, anzi, no, benissimo. Due domande, forse, e poi vuoi far parlare anche l'avvocato. No. Dai, ormai che ce l'hai tu, dai, inizia subito tu, facciamo subito, arriviamo okay, no. Subito. Allora, sono d'accordo con, come chiami? Con Andrea. Ok. Ovviamente, diciamo, dal punto di vista etico è una cosa che magari posso, con cui posso essere d'accordo con la persona appunto che ha attestato la vulnerabilità. Dal punto di vista legale però, anche secondo me, ovviamente io però non sono un giudice. Dal punto di vista tecnico, però, secondo me, la differenza è se tu hai, diciamo, sfruttato la vulnerabilità oppure no. Cioè, se io devo fare un paragone con il mondo reale, no? Se io vedo una casa e vedo che la porta è aperta, se io da fuori alla casa vedo che la porta è aperta e grido e gli dico attenzione, c'è la porta aperta, questo, diciamo, io sto solo avvisando che c'è la porta aperta. Un'altra cosa è se io vedo che c'è la porta socchiusa, apro la porta, entro dentro, do un'occhiata e richiudo la porta, no?
In quel caso, secondo me, tu comunque hai fatto una violazione di una proprietà privata. Quindi una cosa sarebbe stato, guarda che stavo sfogliando il sito, ho visto che c'è un parametro strano, secondo la mia esperienza potrebbe esserci una SQL injection. Un'altra è, ho provato la SQL injection, ho visto che funziona e c'è la vulnerabilità. Cioè, secondo me è qui tecnicamente la differenza. Io non mi metto né da una parte né dall'altra, nel senso che non sono una persona esperta di diritto e direi che non ho sicuramente l'esperienza per entrare nel merito di cos'è ethical disclosure oppure no. E anche se magari qualcosina ne capisco, provo a fare un passo indietro, perché apprezzo quello che, non mi ricordo il tuo nome, Andrea. Secondo me è utile, adesso io non so quanto davvero siamo poi tutti giovani, nel senso ho anche dei dubbi su questo. Il problema è che questi non dovrebbero essere discorsi da 2018, questi dovrebbero essere discorsi da 1978, per cui anche se apprezzo la tua preoccupazione verso il pubblico, dove tendo anche a pensare che ci sia gente discretamente sfata, la prendo e diciamo che il discorso tecnico mi fermo a leggere, mi fermo a copiare, cancello, può anche essere utile come strumento. Qui c'è tanta gente che fa pentest di professione, credo che abbia tanti strumenti, diventa un talk diverso. Secondo me il vero problema di quello che abbiamo visto è che è inaccettabile in questo paese che una persona nella posizione di quella signora possa non sapere di cosa sta parlando e noi in questa stanza lo diamo per scontato. Allora, da persona che non ha 20 anni, che ha avuto un po' di esperienze, so esattamente cosa stai dicendo e condivido ogni singola virgola di quello che hai detto. Quindi nessuno qui magari si prende responsabilità intellettuali e prova a sfondare il sistema. I sistemi non si sfondano individualmente. Però il vero problema non è se quella persona si sta muovendo nel perimetro della legge oppure no. La legge non è giusta o sbagliata, è quello che è. E la legge al limite si cambia. Il problema è che se nel 2018 un sistema che si sta presentando come se fosse infrastruttura dello Stato, perché i signori fanno anche un po' fatica a distinguere, non tutela i propri utenti, del dire, guarda che il problema non è se io buco il tuo database oppure no, il problema è che tutto il pianeta se lo sta già piando. E dopo un anno di dibattito pubblico, questo agli utenti, cioè a chi non è in questa stanza, non sia passato. È il vero problema, per cui fermiamoci tutti un secondo, smettiamo di bucare Rousseau, smettiamo di fare hacking tantissimo, cioè una SQL injection, è roba che fanno i ragazzi di 12 anni, non è roba che ha senso discutere come se fosse neuromante. Il vero problema è che dopo un anno di dibattito, il pubblico, chissà fuori da questa stanza, non ha capito che quella roba, se fosse stata una commessa professionale, non veniva pagata e chi aveva scritto quel codice si prendeva anche una denuncia perché stava facendo le cose oltre il livello. Per cui secondo me stiamo in un certo senso sbagliando il tono del discorso, nel senso giustissimo dire come primo passo, occhio che a livello di legge oggi questa cosa non si può fare. E apprezzo il fatto che tu dici, hai finito dicendo cerchiamo di trovare un modo per costruire questa roba. In altre nazioni esiste da 30 anni. No, per carità. Arrivo e sintetizzo. Secondo me il dibattito lo dobbiamo riportare a bisogna far capire che questo vuol dire che quel database continua a essere letto dagli altri. Non che può essere letto dagli altri, che viene letto dagli altri. Posso fare l'avvocato? Prendiamo una... Passate il microfono a mano. Tanto sarò telegrafico perché ha già detto tutto Andrea, il 615 ter, l'accesso abusivo, esatto, l'accesso abusivo è così costruito e poi la Cassazione si è dilettata in varie pronunce anche estendere la portata, anche addirittura hanno scritto fiumi di parole non sull'accede abusivamente ma vi si mantiene senza il consenso dell'avente diritto. Su questo la Cassazione è ammatita e ha condannato per accesso abusivo anche soggetti che pur avendo le credenziali hanno fatto altro rispetto all'accesso. Quindi sull'accesso abusivo bisogna andarci, cioè la norma
è quella e non ci sono molti spazi. Sul caso concreto, invece, mi ha lasciato molto perpresso un aspetto. Il post della querela che hai mostrato indica che è un sistema di interesse pubblico. E questo non lo fa a caso, lo fa per far scattare l'aggravante. E l'aggravante rende fatto procedibile d'ufficio, che era totalmente inutile perché erano perfettamente nei termini per fare la querela nei 3 mesi. Però nel momento in cui io dico al PM, si procede d'ufficio, cosa che io non avrei mai fatto, a quel punto perdo il controllo del procedimento. Perché quando anche rimettessero la querela, il magistrato può dire, si procede d'ufficio. Quindi sì, rimetti la querela, ma il fatto, se ritengo che il fatto costituisca reato, ti condanno. Decide di continuare quello che avete letto. Esatto. Sì, sì. Diciamo che è molto simile. Ecco, c'è un po' quello, però infatti, quello è un punto, ripeto, puoi farlo nell'immediatezza dei fatti, vuol dire voglio andare avanti a schiacciassassi, cioè vuol dire indirizzo già il magistrato, mi contesta l'aggravante e vado avanti sempre e comunque, anche se ci mettiamo d'accordo. Ecco, questo io lo considererei perché non è un elemento irrilevante. Poi il giudice può anche dire no, questa, come dico, è una piattaforma di una società terza, non è di interesse pubblico, non me ne frega nulla, hanno rimesso la querela e la cosa è chiusa. Però è un elemento che sicuramente va valutato. Tanto dico che queste slide, si sente? Sì. Queste slide che vi ho fatto vedere con le mail tutto quanto, fa parte di quello che è stato presentato nella memoria difensiva, che è stata inviata ai PM 2 settimane e mezzo fa, e con l'obiettivo appunto di far uscire il ragazzo, nonostante le dolci parole che erano state dette, in cui si diceva, ci siamo sbagliati, scusate, è febbraio, ci siamo sbagliati, scusate, vediamo di... e se non ha causato un dolo, e via dicendo. La cosa interessante di quello che avete detto qua è che appunto siamo nel 2018, non siamo nel 79, non c'è una normativa, non c'è una linea guida. Ma chi può fare questa linea guida secondo voi? Aspetta, qua chiariamo anche un'altra cosa, perché se ci ritroviamo, se lasciamo totalmente in mano ai politici, di cui non sanno neanche di quello che stiamo parlando, perché qua ci sono state tante cose che non sono state, diciamo, se anche all'interno della casa legge non sanno neanche che cosa è successo. Perché quello che hanno subito questo attacco è dal 2012 che si sapeva che avevano questi buchi. Dal 2012. Non li hanno mai corretti. Non hanno mai fatto niente per sistemarli. Sono pubblici. Le segnalazioni queste qua erano pubbliche. Quindi chiunque poteva leggere, e dal 2012 ad oggi il blog di Beppe Grillo e tutto quello che ne consente era visibile, era scaricabile. Quindi se dobbiamo metterci mano su di loro è un conto. Qua ci sono in questa sala delle persone che comunque hanno un'idea di quello che è questo mondo qua, che loro non conoscono. La mia supposizione è, secondo me, è la stessa comunità degli hacker, la stessa comunità di programmatori, diciamo, che dovrebbe in qualche modo dare delle istanze. Perché poi... No, fai benissimo. È uscito in realtà da poco, la versione definitiva è 30 giugno di quest'anno, è fatto da un'associazione che lavora per Europa, che si chiama una cosa tipo CESP, ci lavora un famosetto, Gianluca Varisco mi sembra che si chiama, che fa parte anche del team digitale di Piacentini, e c'è un altro italiano coinvolto, che è un ingegnere, non mi viene in mente il nome, perché non l'ho ancora letto, lo confesso, perché è uscito pubblica, da poco. È pubblico, benissimo. Sì, lo da... Responsible Disclosure for una cosa così. È un rapporto che racconta come il problema è stato affrontato in alcuni stati in Inghilterra, che non è più europeo, ma anche in Olanda, perché l'Olanda ha una procedura che permette in realtà di fare un disclosure con la garanzia, se tu lo fai in questi modi non verrai legalmente perseguito. L'Olanda è l'unico che l'ha fatto, e qui c'è, e chi ha scritto questo rapporto sono dei politici. Non bisogna pensare che le leggi le scrivono i politici, forse ne è convinto Di Maio, ma francamente non è così, no? Prima che un testo normativo è scritto da una player di persone che sentono tecnici, che fanno cose, poi per carità magari il politico all'ultimo momento ci mette una virgola che rovina tutto,
però la produzione di aging in contesto come questo è effetto di un procedimento, insomma, che si chiama di governance, no? In cui vengono coinvolti spesso gli attori più o meno grossi, più o meno piccoli. Il processo è cominciato, ma te l'ho detto, cioè, secondo me è un processo lunghissimo, no? Non possiamo, perché io vedo con i giudici, anche i giudici preparati non sanno veramente quello di cui te, insomma, qui ti do dei periti, poveretti, no? Io quando penso al lavoro che fanno loro per cercare di far capire ai giudici che cosa è avvenuto, penso che li paghino comunque poco. No, perché effettivamente un giudice è uno che ha fatto una serie di studi di carattere umanistico, conosce benissimo il diritto, okay? Tendenzialmente non ha una preparazione scientifica, tendenzialmente pensa che il computer sia una macchina da scrivere evoluta e lui la usa un poco perché le macchine da scrivere sono robe da segretarie. Voi credete che io stia scherzando, ma è così, Dopo vi racconto un al volo per chiudere, il volo, e poi giusto un'ultima cosa, velocissima, abbiamo poco tempo. Sì. Posso? Sì, velocissima. Sì. Non so, io noto tre cose su cui io focalizzerei l'attenzione. Innanzitutto quando tu mi parli che questa non è una cosa che se ne deve occupare la politica, ma guarda che è polis, cosa pubblica, sì, sì. Siamo noi la politica. Se ne deve occupare la politica, punto. Questo sì. Che non sappia farlo adesso, vabbè. Cercando di dargli una linea guida, perché sennò qua... Come vabbè, se lo sono d'accordo, però è pericoloso dire non deve essere... No, mi correggo. Loro se ne devono occupare perché comunque le leggi le fanno loro in Parlamento, però non se glielo fa da soli. È questo. Va bene, ho capito, ma guarda che nessuna legge viene fatta da proponente. Se poi si andrà a processo, ci saranno tante cose da raccontare, perché se quelli sono le persone che si occupano di qualcosa, ragazzi, c'è tanto da vendere. Comunque, un'altra cosa è, secondo me, cioè, il concetto di entrare in un sistema informatico. Cioè, possiamo parlare di etica finché si vuole, però a me mi viene in mente, capito, quello che dice che non è violenza sessuale perché i jeans erano stretti. Cioè, voglio dire, cioè, porta pazienza, però, cioè, se io dico non devi entrare perché questa è casa mia, posso anche lasciare le porte spalancate, tu non devi entrare, ok? Fine della fiera. Cioè, non c'è dubbio su questa cosa qua, dal mio punto di vista. Per cui, insomma, la vedo veramente poco sostenibile. Insomma. Un'ultima cosa. Qua non è stato detto, quando sono state fatte delle intrusioni, se non la verifica di una vulnerabilità, perché c'è stata la verifica della vulnerabilità ed eventualmente dopo ci sono state le intrusioni, dopo che è stato detto verifica. Verificare è un'intrusione. Intrusione è un altro, è giusto quello che dite, è giusto quello che dite. Non è, qua c'è un caso interessante di questo ragazzo, sì, allora, senza cattiveria, se dopo continuiamo magari fuori perché c'è un altro talk dopo. L'unica cosa che esce fuori da questo argomento che voglio chiedere all'avvocato al volo, e voglio una risposta sì o no. Se mai qualcuno vuole fare un'attività come quella di Evariste, quindi vuole verificare le vulnerabilità di un sito, uscendo fuori da questa discussione, cosa dovrebbe fare? Dovrebbe chiedere prima, e da quel punto di vista come chiederlo? Perché se qua la questione diventa poi, ma la mail vale come documento? Cosa devi fare, una telefonata? Cosa? Ci sono tantissime domande, purtroppo. Se volete possiamo continuare fuori. Ci sono tavolini e possiamo parlare ancora. Ah, sei sicuro? Boh, vediamo di rubare 5 minuti ancora. C'era il signore di là che... Le potete passare il microfono, il signore con la maglietta nera? Salve, sono Alexander. Volevo solo puntualizzare una cosa. Nel recente passato è andato molto sui media il fatto di persone che sono state sanzionate perché hanno lasciato i finestrini della macchina non chiusi, dicendo, diciamo sotto l'accusa, di aver istigato alla commissione di un crimine. A questo punto, se questo principio, dovrebbe essere sanzionato il proprietario del sito che è stato hackerato.
infatti no? Il garante, capito il punto, no? Il garante perché se io rendo pubblico, pubblicamente accessibile un posto che è un sito, devo preoccuparmi che sia corretto, come se io non chiudo la porta di casa se l'assicurazione lo viene a sapere, non mi pare. No, concettualmente no. Perché io ti rimborso un danno, te lo rimborso sotto certe condizioni, perché il rischio che mi sono preso, mi sono preso a certe condizioni. Ah sì, ma pubblicando su internet io rendo, perché se vai in giro a schiantarmi contro uno, cioè ti assicuro, quando fai l'incidente ti assicuro il top, non ti assicuro se sei tu che fai l'incidente, perché allora devi fare la polizia casco, cioè voglio dire. Però un sito è pubblicamente accessibile. Abbiamo il ragazzo con la maglia rossa un attimo. Sì. No, io volevo dire solo questo per rispondere alla tua domanda su come fare a farsi ingaggiare. In azienda da noi, ad esempio, ci sono delle policy pensate per bug bounter, quindi per persone che ci scrivono, ci contattano e firmano un accordo con noi e sono quindi autorizzati a autorizzati a richiedere, diciamo, ad effettuare un pentest. La mia ditta? Docebo. Beh, bello questo. C'erano altre mani alzate, se no... No, volevo dire la stessa cosa, perché in ogni un'azienda che si rispetti nel 2018 seria dovrebbe avere un bug bounty. C'è per esempio bugcrowd.com, una volta che l'azienda mette lì tutte le condizioni, quindi se trovi accesso non devi violare intenzionalmente la privacy, se ti compare il dump database, vabbè, lo vedi, lo elimini, lo ignori e segnali. Quindi ci sono tutta una serie di condizioni che le aziende serie dicono: ti do un bounty, ti do un premio se mi segnali questa cosa. E questo è ufficiale, dovrebbero farlo soprattutto persone di queste responsabilità. Dovrebbero. Il problema è che magari non ve lo conoscono. Volevo poi aggiungere una cosa a discolpa dei giudici, cioè voi sareste in grado di decidere su qualsiasi cosa. Se crolla una casa, voi sareste in grado di dire se era la colpa dell'ingegnere, di chi ha costruito, di chi ha progettato, di chi non ha vigilato. Cioè, guardate che non è semplice per qualcuno che è fuori dall'argomento. È chiaro che il giudice incaricherà un perito e sarà il perito poi che glielo dirà. E non è mica tanto, secondo me, non è mica tanto difficile. E gli deve dire se ha torto, se ha ragione. Vai, per carità, ci possono essere... Sì, ho capito, non gli dice che è stato... ho capito. Cioè, però se gli dice l'ha fatto con dolo, l'ha fatto senza dolo... è il parere del perito. Beh, se, era, in questo caso che diventa vincolante anche per il magistrato. Sì, no, ma carità, capite il senso, vero? Ma fatto bene, mi piace. Facciamo al volo e lasciamo. No, velocissimo. Non vorrei mai che il mio parere diventasse una sentenza, cioè nel senso io do un parere tecnico, ma non faccio, nel senso che non ho le competenze giuridiche, non ho fatto quel tipo di studio, non ho l'esperienza di un giudice che pone la sua testa a valutare quel caso in confronto ad altri casi o a sentenze precedenti. Solo una cosa sul fino a dove ci si può spingere. A me capita un sacco di volte parlavamo ieri di analisi di telefoni cellulari, no? E dentro i telefoni trovare le credenziali degli account social del soggetto. E magari lì dentro so che troverei delle informazioni che rispetto al tipo di indagine che si sta facendo potrebbero essere anche determinanti. E magari azioni brutte, cioè gente che ha fatto cose che se le raccontiamo qua deprecabili da un punto di vista sociale, non da un punto di vista del... giudizio singolo. Non lo faccio perché rischio di commettere un reato io e perché voglio che il diritto di quella persona sia garantito tanto quanto dovrebbe essere garantito il mio se mi trovassi nella situazione opposta, perché se no diventa un sistema in cui ognuno può essere la polizia, il buono, il perito, può essere il cattivo,
può essere quello che lo fa con scopo etico, fa ciò che vuole. Allora è chiaro che il principio è quello che diceva Alessandro, cioè, la legge attualmente te non ci piace, premi, bug bounty, quello che dicevate prima, è tutto giustissimo, finché non risolviamo quel problema lì dobbiamo secondo me limitarci a stare nei termini della legge, ecco. Poi non so ragazzi, vi stiamo rubando il tempo in caso, dovete dire. Dipende da voi, eh. Allora, secondo me va bene che allora, la legge è una cosa, serve a tutelare i diritti di tutti, ovviamente non ci si può fare giustizia da soli come stava dicendo, però in questo caso siamo di fronte a un qualcosa che interviene nella vita politica del paese, un sistema di votazione, per quanto non per un singolo partito e con tutti i difetti di una votazione online, però con un difetto così grande non può passare inosservato o comunque rimanere lì. Ora, ovviamente la legge dice che non si può fare, che non si possono fare certe cose, però consci di questo si può fare un atto di disobbedienza civile e procedere lo stesso, ovviamente prendendosi tutte le responsabilità di quello che succede. L'importante è avere la piena conoscenza di quanto si sta facendo e delle conseguenze. Di una scelta personale. Mm-hmm. Il processo, sì, il processo eventualmente. Lo so. Gli errori di gioventù. Se non ci sono altri interventi...